È un brusco risveglio quello di un Teramo incerottato che cade in maniera pesante al Bonolis. È troppo forte il Cesena che mette fine alla mini striscia utile del diavolo. Nel girone F della Serie D, due derby in programma, vittoria del Pineto ai danni del Nereto, invece la prima affermazione stagionale della Vastese che passa in rimonta sul campo del Notaresco. Cadono invece Chieti e Castelnuovo Vomano. In eccellenza continua la corsa solitaria del Cupello, squadra di Panfilo Carlucci, inarrestabile, settima vittoria consecutiva per i rossoblù. E per quanto riguarda squadra a punteggio pieno nei campionati, nei gironi di promozioni, continua la loro corsa solitaria Ovidiana Sulmona e Sant'Egidiese nella giornata di oggi. Buonasera, ben ritrovati con Domenica Gol, il contenitore di Super J, tutto dedicato a gol, immagini, emozioni dai campi. In questi 60 minuti che trascorreremo assieme ci farà compagnia un amico che è Damiano Mazzoni, addetto stampa della Sant'Egidiese. Buonasera, buonasera, buonasera Luca, buonasera a tutti i telespettatori. Prima di tuffarci sui campi e anche i commenti di quello che ha proposto il weekend calcistico, partiamo con la lunga sequela, lunga carrellata di risultati, partendo ovviamente dal girone B della Serie C. Buona parte del programma è stato giocato ieri, mentre due gare oggi, ci sarà anche un posticipo. Comunque andiamo a vedere nel dettaglio i risultati. Ancora Matelica Fermana 1-2, Imolese Grosseto 5-0, Lucchese Viterbese 1-0, Siena Pescara 1-1, Teramo Cesena 0-4, Vispesaro Gubbio 1-0, Olbia Modena 0-3. Le due gare domenicali, Carrarese Virtus Entella 1-1, Pistoiese Montevarchi 2-0. Il posticipo del lunedì, domani alle 20, verrà di fronte Pontedera e Reggiana. Andiamo a vedere quella che è la classifica dopo 11 giornate. Guida la Reggiana assieme al Cesena, una coppia al comando con 24 punti, Modena 21, Ancona Matelica 19, 18 punti dell'Imolese. Poi a quota 17 abbiamo Gubbio, Siena, Pescara e Vispesaro, a 15 la Carrarese, a 14 la Lucchese, 13 per Virtus Entella e Olbia, una coppia di squadre a quota 11, Pontedera e Teramo, 10 punti del Montevarchi. Poi a quota 9 abbiamo Fermana, Pistoiese e Grosseto, chiude la Viterbese con 6 punti. Scendiamo invece nel girone F della Serie D, questa era la sesta giornata con 6 squadre abruzzesi in questo raggruppamento. I risultati: Alto Casertano Atletico Terme Fiuggi 0-3, Chieti Castelfidardo 0-2, Matese Castelnuovo 2-1, stesso risultato tra Monte Giorgio e Porto d'Ascoli, Pineto Nereto 2-0, Recanatese Trastevere 2-1, San Benettese Fano 1-0, prima vittoria stagionale per il rossoblù marchigiano, Notaresco Vastese 1-2, Tolentino Vasto Girardi 0-1. Anche in questo caso andiamo a vedere la classifica. Al comando solitario c'è una squadra che è l'Atletico Terme Fiuggi con 15 punti, seguita da una coppia a quota 13, Pineto e Recanatese, a 12 Trastevere e Castelfidardo, 11 punti del Matese, a quota 10 abbiamo Castelnuovo, Notaresco e Porto d'Ascoli, 9 i punti del Tolentino, 8 quelli del Chieti, Vastese e Vasto Girardi a 6, Fano 5, San Benettese Monte Giorgio 4, Nereto 2, chiude con un punto l'Alto Casertano. Andiamo ora nel calcio squisitamente abruzzese, andando a vedere quelli che sono stati i risultati della settima giornata nel campionato d'eccellenza. Alba Adriatica Lanciano 3-0, Avezzano Pontevomano 2-0, Bagicalupo Vasto Marina Capistrello 2-0, successo ampio del Giulianova 3-0 ai danni dello Spoltore, il pari 1-1 tra il Delfino Curi e Pescara e l'Aquila, Renato Curi Angolana Casalbordino 2-0, 2-2 tra San Buceto e Villa 2015, Torrese Montesilvano 2-0, Virtus Cupello Penne 3-0, comanda punteggio pieno dopo 7 giornate il sorprendente Cupello con 21 punti, più 4 sull'Avezzano che ne ha 17, Giulianova e l'Aquila a 16, 15 punti della Torrese, a 13 il Delfino, 12 punti dell'Alba Adriatica, a quota 11 Lanciano e Spoltore, 10 per il Montesilvano, 9 per il Bacigalupo Vasto Marino, 7 San Buceto, Angolana 6, Casalbordino 5, Capistrello e Penne 4, Villa 2015 2 punti, chiude il Pontevomano ancora fermo al palo. E poi andiamo a vedere invece 3 gironi di promozione sempre abruzzesi, qui si giocava la quinta giornata, Alba Montaureo, Ovidiana Sulmona 0-1, Celano Nero Stellati 0-0, Piano della Lente Pizzoli 0-4, Pucetta Montorio 88 1-3, stesso risultato tra Tagliacozzo e San Gregorio, pari con gol 1-1 tra Torni in Parte a Amiternina, Valle Peligna, Fucenze, Trasacco 1-1. Classifica, comanda a punteggio pieno
Lovidiana sul Monaco con 15 punti, più 4 sul Montorio che ne ha 11, 9 per Pizzoli e Fucenze Trasacco, 8 per San Gregorio e Torno in Parte, 7 per la Miternina, 6 per Nello Stellati, Celano e Valle Peligna 5, poi Alba Montaurei 2, Pucetta 2, Piano della Lente 2, anche il Tagliacozzo con 2 punti. Andiamo nel girone B del campionato di promozione, anche in questo caso la quinta giornata che si è giocata ieri, Fate Rangelini Sant'Egidiese 2-3, Atria Fontanelle 0-1, Mosciano Mutignano 1-2, New Club Villa Mattoni Miano 2-0, Rosetana Casoli 4-2, Silvi Pianella 2-2, Turris Morro d'Oro 3-1. Anche in questo caso c'è una squadra al comando a punteggio pieno, la Sant'Egidiese con 15, più 2 sulla coppia composta dal Mutignano e Fontanelle, 8 i punti del Silvi, Turris Rosetana 6, New Club Villa Mattoni insieme a Morro d'Oro, Casoli e Pianella 5 punti, Mosciano 4 e poi 3 squadre, o meglio 2 squadre a 3 punti che sono Atria e Miano, chiude Fate Rangelini con 2 punti. Andiamo ora a vedere invece il quadro sempre della quinta giornata nel girone C della promozione. A Tessa Athletic Lanciano 2-1, Bucchianico Valdisango 0-0, Miglianico Casolana 1-1, San Giovanni Teatino San Salvo 0-0, Scafa Passocordone Elicese 2-0, Tollese Ortona 1-2, Fossa Cesia Francavilla 1-1. Classifica, andiamo a vedere nel dettaglio, comanda la testa con 11 punti, a 10 Scafa Passocordone, 9 per Fossa Cesia e Miglianico e anche Tollese, 8 Francavilla e Ortona, 2 squadre a quota 7, San Salvo e San Giovanni Teatino, 6 punti di Casolana e Valdisangro, Licese 3, poi 2 squadre ancora ferme a quota 0 che sono Bucchianico e Athletic Lanciano. Questo è il quadro composito complesso di quelli che sono stati i risultati della domenica calcistica, o meglio del weekend calcistico, partendo dai professionisti fino alla promozione. Prima di addentrarci ad alcuni commenti facciamo un passo indietro, andiamo sui campi, andiamo a vederci la sconfitta pesante rimediata ieri alla Bonolis dal Teramo, vince 4-0 il Cesena, andiamo a rivivere il racconto della partita nelle parole di Alessandro De Mitio. Pesante sconfitta casalinga per il Teramo che interrompe la striscia di 5 risultati utili piegando la testa al cospetto della vice capolista Cesena. L'ampio divario tra le due squadre costruite per obiettivi opposti è stato amplificato dalle assenze pesanti in casa biancorossa. 7 gli indisponibili tra infortuni e squalifiche, oltre ad Arrigoni presente in panchina solo per onor di firma. Guidi, anche lui squalificato, ridisegna la squadra con un 3-4-3 in cui il terzino Azio Smanovic fa il mediano per mancanza di alternative e altri due terzini, Bua e Rillo, coprono le fasce. Accorgimenti che funzionano per quasi tutto il primo tempo, nonostante il Cesena in diverse occasioni porti pericoli dalle parti di Tozzo. Fino a che però il diavolo non si condanna da solo. Al 38esimo, su un calcio d'angolo nato per una bella parata di Nardi su Malotti, scatta il contropiede dei romagnoli. Né Bua né Azio Smanovic riescono a spezzare l'azione e Brambilla riceve in solitudine un pallone facile facile da mandare alle spalle di Tozzo. Come se non bastasse, 2 minuti dopo la gara praticamente si chiude. La sentenza è dell'ex Carlo Ilari, che scarica da pochi passi sul palo del portiere. Nessuna esultanza per la mezzala che la scorsa estate ha salutato il Teramo. Nella ripresa Guidi concede l'esordio a Andrecka, Lombardo, arrivato appena 24 ore prima, e al 15enne sul Ricchio. In campo anche Rossetti, che alla vigilia non figurava tra i convocati. All'11esimo Bernardotto sfonda a sinistra, ma il tiro è alto. 13esimo triangolo Viero Malotti, conclusione del numero 8 che Nardi devia in angolo. Ma al 25esimo il Cesena cala il tris, punizione battuta rapidamente, Bortolussi dalla distanza coglie impreparato Tozzo con una conclusione tutt'altro che irresistibile. Notte fonda per il Teramo che al 28esimo porta al tiro Rossetti, bravo ancora Nardi, e al 42esimo colpisce il palo con il caparbio Malotti. Ma al 90esimo c'è il tempo anche per il quarto gol dei romagnoli, lo segna Caturano che su calcio d'angolo non trova alcuna resistenza da parte della difesa di casa. Alla fine dagli spalti arrivano fischi misti a timidi applausi di incoraggiamento per un Teramo schiacciato dall'avversario e dalle assenze. Domenica la gara con il Montevarchi a Pontedera non dovrà essere sbagliata. Damiano, abbiamo visto le immagini, vittoria netta quella del Cesena, probabilmente anche larga nelle proporzioni, al cospetto di un Teramo che veniva comunque da un ottimo momento, 5 gare utili, però insomma ha dovuto far fronte a diverse assenze di fronte a una delle squadre più quotate di questo campionato, lo dimostra anche la classifica, visto che in questo momento i romagnoli appaiono in testa appunto il Modena, alla Reggiana, perdonami.
Sì, il Cesena è sicuramente una delle squadre che ha disputato diversi campionati professionistici, non solo di Serie C, ma ricordiamo bene i diversi anni in Serie A e in Serie B, quindi sicuramente è di passaggio in un campionato come quello di Serie C, ma il Teramo poteva fare meglio sicuramente in questa partita perché il pronostico alla fine vedeva il Cesena in vantaggio. Ma di subire 4 gol magari non tutti se lo aspettavano. Un Teramo che aveva solo qualche problemino in fase offensiva gli scorsi anni, lo scorso anno soprattutto con Paci alla guida, ma adesso anche in fase difensiva si vedono buchi, distrazioni e quindi un Teramo che deve sicuramente cambiare passo, deve ritoccare anche l'assetto difensivo oltre che a quello offensivo, perché subire 4 gol in casa, anche se stiamo parlando del Cesena, è qualcosa che non può essere accettato. Ovviamente il Teramo cercherà subito il riscatto la prossima settimana nella sfida sul campo del Montevarchi. Per quanto riguarda tutti gli approfondimenti, i commenti e anche le analisi che investono nel momento attraversato dal Diavolo, io vi rimando al consueto appuntamento del lunedì alle 21, Supergol nel salotto di Walter Cori e i suoi ospiti. Chiudiamo definitivamente la pagina dedicata alla Serie C, apriamo quella della Serie D nel girone F. Andiamo a rivedere in sovraimpressione, grazie anche al contributo in regia di Pietro Baldassarre, di quelli che sono stati i risultati di oggi. L'abbiamo letti e, per quanto riguarda in apertura. Damiano, velocemente un commento, poi andremo a vedere. Ci sono stati due derby, la vittoria del Pineto, che in questo momento è in scia del Fiuggi capolista, dall'altra parte, insomma, un po' a sorpresa può sembrare la sconfitta interna del Notarisco contro l'Avastese, che non aveva mai vinto. Però, ripeto, questo campionato continua a essere abbastanza molto, molto equilibrato. Poi c'è stata anche soprattutto la sconfitta in rimonta subita dal Castelnuovo, che stava attraversando un buon momento. Sì, Notaresco che ha subito la seconda sconfitta interna in questo campionato ed è sicuramente una sorpresa perché l'Avastese arrivava da una striscia negativa perché appunto, come hai detto tu Luca, non c'è stata una vittoria finora da parte degli aragonesi che però si sono imposti bene in un derby difficile, pieno di rivalità, mentre il Pineto si è mantenuta su standard importanti perché ha centrato un'ottima vittoria, è la squadra più in forma tra tutte le abruzzesi e quindi rimane dietro al Fiuggi ma solo 2 lunghezze, quindi rimane appaiata nelle zone alte della classifica, mentre il Nereto deve sicuramente guardarsi attorno, deve sicuramente sperare in una salvezza che sembra abbastanza lontana adesso, perché comunque sono passate già tante giornate. E invece un Castelnuovo che cade in una trasferta difficile, quella di Caserta, è sicuramente una delle trasferte più difficili nell'intero girone F, e quindi alla fine può essere anche ammissibile questo passo falso del Castelnuovo se poi si va a vedere che la trasferta è stata appunto contro una squadra abbastanza attrezzata come il Attrezzata, Matese. infatti, lo dimostra anche la classifica con la formazione campana che ha 11 punti in questo momento. Facciamo così, scendiamo sui campi. Si parlava di uno dei due derby di giornata, fa valere il fattore campo, il Pineto che supera 2-0 il Nereto. Vediamo. Tutto come da pronostico, il Pineto batte 2-0 il Nereto e si aggiudica il derby della sesta giornata in Serie D. Fa tutto nel primo tempo la formazione di Pomante che sbaglia anche un calcio di rigore. Nella ripresa il Nereto prova a riaprire la contesa ma è troppo tardi. I locali in maglia nera schiacciano subito sull'acceleratore e dopo neppure un giro di lancette si portano avanti. Paoli approfitta di una disattenzione della difesa neretese, ruba palla e serve Cardella che di testa timbra il cartellino e porta in vantaggio i suoi.
1-0. Il Pineto insiste e al settimo sfiora anche il raddoppio. Madiglio compie il miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Pepe, spedendo in corner e salvando i suoi. Sul successivo calcio d'angolo, altro tentativo aereo, questa volta da parte di Mesisca, con la sfera che sfiora il palo e termina sul fondo. Il Nereto deve scrollarsi di dosso lo shock del gol subito a freddo. Unica occasione nello specchio per la formazione vibratiana, quella al 14° dalla distanza di Ristonski, neutralizzata da Mercorelli. Ma sono i biancazzurri locali a fare la partita e a trovare il raddoppio al 27° con Barlafante. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, l'esterno riceve palla e insacca la girata dal limite. Quinta rete stagionale per Barlafante, dispiacere dato al suo ex tecnico che lo aveva avuto lo scorso anno al Real Giulianova. Al 36° il Pineto fallisce il colpo del KO, Barlafante entra in area e viene messo giù. Il direttore di gara Gian Pietro della sezione di Pescara indica il dischetto del calcio di rigore dagli 11 metri, va Cardella che calcia in maniera non impeccabile, Diglio intuisce e blocca a terra. I primi 45 minuti si concludono così sul parziale di 2-0 in favore dei padroni di casa. Nella ripresa la reazione del Nereto, al 9° Cipriani apre per Ciganda, il colpo di testa però si impenna alto sulla traversa, quindi l'attaccante ci riprova con maggiore precisione qualche minuto più tardi, ma Mercorelli si fa trovare pronto alla deviazione. Al 20° sul successivo corner, timide proteste neretesi per un presunto fallo di mano, col direttore di gara che lascia proseguire. Al 28° Bitetto si gioca anche la carta pedalino e passa al 3-4-3, e proprio l'attaccante alla mezz'ora prova la girata che, deviata, termina alta. Sugli sviluppi dell'azione, al 31° la gran staffilata di Cipriani termina fuori di poco alla destra di Mercorelli. Ora il Nereto deve insistere e mette in affanno i locali. Al 33° prima Ghiani chiama all'intervento in tuffo Mercorelli, poi Pezzotti salva la porta biancazzurra sulla conclusione di Mirabelli, lo stesso Mirabelli che al 39° serve pedalino. La girata di prima intenzione dal limite dell'area termina però di poco alta sulla traversa. Dopo 5 minuti di recupero è il Pineto a festeggiare dunque il ritorno alla vittoria e a portarsi a quota 13 punti in classifica, in attesa dello scontro diretto contro la capolista Fiuggi. Matura invece la quarta sconfitta in 6 partite per un Nereto a cui resta la soddisfazione di aver disputato un buon secondo tempo. Damiano, guardando le immagini, due aspetti emergono in maniera lampante, evidente. Il Pineto è in fiducia e trova due gol all'inizio, mentre il Nereto, che è ancora in una fase di costruzione, con l'arrivo del nuovo allenatore, insomma, poi nel secondo tempo ci ha provato, ha creato anche delle occasioni, però insomma, ripeto, nell'economia del risultato i primi minuti sono stati fondamentali. Sì, primi minuti che hanno di fatto tagliato le gambe a un Nereto che poi ha praticamente reagito solo nel secondo tempo, quindi un Nereto che poteva fare di più soprattutto nella prima frazione del match, perché nel secondo si è resa attiva, ha provato più volte ad andare sul risultato e dimezzare sul risultato di 2-1 per dimezzare lo svantaggio. Pineto che comunque aveva già indirizzato la partita e quindi era, diciamo, già chiusa dentro la propria area di rigore, nella propria metà campo, certa del risultato, del doppio risultato di vantaggio, e quindi anche fortunata sul rigore, e quindi doveva fare molto di più il Nereto in una trasferta sicuramente difficile, perché comunque parliamo di una squadra che non perde appunto dalla prima giornata con il derby. Infatti hanno perso la prima giornata il derby in casa, poi solo risultati, sì. Solo risultati utili, appunto domenica scorsa il pareggio sul campo della Recanatese. Restiamo a Pineto, restiamo al derby, andiamo ad ascoltare le impressioni raccolte al 91° con i due allenatori, Pomante per il Pineto e Bitetto per il Nereto. Di questa partita avevo molto paura, perché era la classica partita per noi, avevamo tutto da perdere e niente da guadagnare, perché se vincevi oggi come abbiamo fatto il nostro, se perdevi punti, diciamo che all'occhio della gente sembravano due punti persi. Invece io sinceramente avevo paura, perché affrontavo una squadra tosta dopo l'avvento del nuovo allenatore di Bitetto, una squadra cambiata dal punto di vista tattico e dal punto di vista mentale, che ci ha dato filo da torcere. Normale, siamo stati bravi subito ad approcciare bene la gara, subito andare il doppio vantaggio. Poi, come hai detto tu, il rammarico è quello di non aver chiuso la partita, perché poi un episodio contro ti può ribaltare anche il risultato, e non ce lo meritavamo, perché oggi abbiamo giocato una partita grande. È normale che il secondo tempo un po' siamo calati, ma c'è stato più un calo mentale
Giustamente è venuto fuori il Nereto perché appunto loro non avevano niente da perdere, hanno rischiato tutto il partito e ci hanno messo un po' in difficoltà. Sono una squadra forte formata da ottimi giocatori, una rosa importante. È normale che c'è ancora, dal mio punto di vista, c'è tanto da migliorare perché, come hai detto tu, sono giocatori che non stanno al 100% della condizione, però pian piano arriveremo a quel punto e questa è una rosa importante. Sono giocatori in panchina come Picciollo, lo stesso Ciarcelluti che è entrato, lo stesso Minnozzi che non ha giocato le altre partite. Giocatori come Baldinini, Esposito, giocatori importanti che sicuramente diranno la loro in questo campionato. È stato un primo tempo dove siamo stati fermi, non abbiamo giocato, ci siamo fatti trovare fermi anche nelle occasioni dei primi due gol. È inutile raccontare il primo che è stato quello che magari ha un po' demoralizzato ulteriormente la squadra. Però poi nel secondo tempo effettivamente, come ho detto a loro nello spogliatoio, pur giocando così male, sarebbe bastato, ecco, come si dice, un golletto per poter riprendere magari anche la partita, giocando, sinceramente giocando anche con più impeto, con più aggressività e anche più velocità. Pineto ha mostrato da subito la maggiore qualità tecnica di tutti i suoi giocatori, anche del gioco di squadra, perché questo va detto subito. Per quanto riguarda noi dobbiamo crescere sotto due aspetti, sia come gioco di squadra, perché ho visto parecchie giocate un po' troppo individualistiche. E poi anche sotto l'aspetto anche della condizione dobbiamo migliorare, perché no, quello mentale, diciamo che su quello ci sto lavorando e credo di essere su quello sulla buona strada, proprio dalla condizione fisica, perché oggi è sembrata di avere una squadra come si ha all'inizio, subito dopo della preparazione, no? Una squadra che all'inizio della partita è lenta, compassata, ferma, e poi man mano che passa il tempo, anche fisicamente la squadra riesce a sostenere la gara così come abbiamo fatto noi. Queste le considerazioni dei due allenatori di Pineto e Nereto, due squadre che nel prossimo turno saranno attese da impegni comunque importanti. Lo abbiamo anche ascoltato durante il servizio, una sorta di scontro diretto. Ci sarà tra Fiuggi, che comanda la classifica, e il Pineto, mentre il Nereto andrà alla caccia della prima vittoria stagionale, ricevendo la visita del Monte Giorgio, quella che potrebbe poi essere una diretta concorrenza in zona bassa, quindi per quanto concerne discorso legato alla salvezza. Andiamo ancora sui campi, andiamo a vedere invece l'altro derby di giornata che fa registrare una vittoria in trasferta, vittoria pesante, prima vittoria in campionato per l'Avestese che supera 2-1 il Notaresco. Il racconto della partita nelle parole di Matteo Falzon, riprese e montaggio di Giancarlo Rapagnà. Il derby del Savini e dell'Avastese che nello spazio di pochi minuti cambia il corso di una gara che sembrava in mano al notaresco. È finita 2-1 per gli aragonesi, in rimonta, ma a conti fatti la compagine di mister D'Addario, per quanto fatto vedere nel corso della partita, ha meritato il successo approfittando di un notaresco incappato in un'altra giornata storta dopo quella contro il Trastevere. Sempre in casa, tra l'altro, e a fine gara i tifosi non hanno fatto mancare il proprio disappunto, rumoreggiando contro i giocatori e mister Epifani. Schieramento quasi identico rispetto a quello che ha pareggiato contro il Porto d'Ascoli per il Notaresco, con l'unica novità rappresentata da Pampano in luogo di Marchionni. Out per infortunio Loviso e Lopez Petruzzi. Due invece i cambi operati da D'Addario con l'inserimento dal primo minuto di De Angelis e Sansone. La partita è sin da subito molto vivace e dal sesto è l'Avastese per prima a rompere gli indugi con un'iniziativa di Agnello che Sciba disinnesca bene in angolo. Quattro giri di lancette più tardi la risposta del Notaresco con un colpo di testa di Gallo con palla di poco sul fondo. Gli ospiti in campo con grande voglia e determinazione si rendono pericolosi in due occasioni nello spazio di un minuto. Prima con un calcio di punizione di Agnello deviato in angolo dalla barriera e poi sugli sviluppi del corner stesso con una conclusione potente dello stesso numero 8 aragonese. La risposta di Sciba è sensazionale e salva la sua porta. Minuto 22 è sempre un calcio di punizione a portare il Notaresco dalle parti dell'estremo ospite, il tocco ultimo è di Pesce con palla sul fondo.
La palla gol del minuto 34 testimonia il miglior impatto sul match da parte della Vastese e di Agnello in particolare. Deviazione volante del giocatore ospite con palla che si stampa sul palo e poi arriva tra le braccia di Sciba. A riposo le due squadre arrivano sullo 0-0 con ospiti che si sono lasciati preferire rispetto ai padroni di casa. Con le riprese del montaggio di Giancarlo Rapagnà arriviamo al secondo tempo. È un guizzo a portare avanti il notaresco, minuto 8, discesa sulla destra di Valenti che vince un contrasto, entra in area, salta due avversari e dalla linea di fondo serve un assist perfetto per Pampano che da ottima posizione non sbaglia e mette alle spalle di Rienzo. 1-0 e terza perla in stagione per il numero 11 rossoblù. La risposta della Vastese non si fa attendere e dal 17esimo è Alonzi con una bella giocata personale a provarci. Sciba è ancora monumentale e devia in angolo. Si susseguono i cambi, tra gli ospiti dentro le noci, Panaioli e Scafetta, nel notaresco in campo l'eroe di Coppa Gassamà e Scimia all'esordio. Nello spazio di pochi minuti cambia radicalmente però il corso della gara. Al 39esimo, sugli sviluppi di un angolo, è capitan Di Filippo ad incornare nel migliore dei modi con palla all'angolino alto. 1-1 e sfida di nuovo in parità. La rete colpisce il notaresco, che non a caso capitola ancora un attimo prima del 90esimo, quando, a seguito di un'azione insistita, Alonzi colpisce il palo, mentre il tapin di Alessandro non lascia scampo all'incolpevole Sciba. È la rete che decide il match, fa gioire la Vastese e fa scattare la contestazione nei confronti di mister Epifani e dei suoi. Damiano, non mi stancherò mai di dire che il calcio è sempre molto strano. Probabilmente nella prima frazione la Vastese meritava il vantaggio e poi ha trovato questo 1-2 nel finale, che dice essenzialmente due cose: che la formazione ospita ha dato un calcio al momento di difficoltà, soprattutto crisi di risultati, mentre il notaresco frena ancora, lo fa in casa. E, insomma, sono, come dire, sconfitte pesanti in considerazione anche di una classifica che resta molto molto concentrata in testa. Sì, sicuramente gli obiettivi del notaresco non lasciano spazio a queste sconfitte. Come dicevo già in precedenza, è la seconda interna e quindi sicuramente i rossoblù dovranno cambiare passo, dovranno avere più convinzione nelle partite interne e non solo. Comunque la Vastese, se non avesse fatto la rete dell'1-1, la partita magari si sarebbe indirizzata verso un altro esito, ovvero quello in cui magari il notaresco si rannicchia in difesa, gioca gli ultimi minuti con il classico catenaccio e magari porta a casa i tre punti, mentre la bellissima rete del capitano della Vastese ha poi lasciato spazio a più entusiasmo da parte degli aragonesi e nel finale hanno trovato un gol che vale moltissimo per la squadra aragonese, appunto. Notaresco che quindi deve cambiare passo, ma deve affidarsi anche naturalmente ai suoi uomini più importanti, ovvero Valenti, che da come abbiamo visto ha avuto un ottimo guizzo sulla destra, lo stesso Pampano e appunto anche a Sciba, che oggi comunque ha salvato la porta tante volte. Ovviamente si diceva dell'importanza della vittoria della Vastese, anche perché dopo le dimissioni del DS d'Ottavio anche il tecnico D'Addario era in discussione. Comunque, a parte queste considerazioni, andiamo ad ascoltare a fine partita le impressioni appunto dei due allenatori, Massimo Epifani e Fulvio D'Addario. Si è arrivata a questa sconfitta al termine di una partita veramente particolare. Nel primo tempo forse la Vastese si è lasciata a preferire, ha creato occasioni, nel secondo tempo siete passati in vantaggio, poi nello spazio di 5 minuti tutto è cambiato. Abbiamo fatto una brutta gara. La domanda che mi sto facendo anche durante la partita è perché questi blackout, perché il secondo è dopo Trastevere in casa. Anche oggi non abbiamo fatto quello che sappiamo fare, credo che sia molto un aspetto mentale, al cospetto di una squadra che ha fatto una buonissima partita e con grande ardore, con grande voglia di portare a casa il risultato, quindi noi dovevamo pareggiare almeno questo per portare a casa il risultato. Poi siamo andati in vantaggio, credevo che in quel momento cambiava l'inerzia della gara per da parte nostra, invece abbiamo subito un gol sul calcio d'angolo evitabilissimo e da lì poi siamo andati in paura, abbiamo preso il secondo gol, ma la cosa più importante adesso è capire il perché,
capire il perché, devo capirlo velocemente, perché abbiamo questi tipi di blackout, perché una squadra che vuole ambire a qualcosa di importante non può avere queste partite a vuoto. Mister, a fine partita poi, oltre alla sconfitta, è arrivata, possiamo fare la contestazione, rumoreggiata del pubblico di casa. Matteo, mi viene da ridere, mi fai una domanda che non ti so nemmeno rispondere il perché. Io lo respiro un ambiente un po' particolare qui, un ambiente ostile nella squadra, nei miei confronti, nella società. Non riesco a capire perché noi portiamo in giro il nome Notaresco. Credo che questo campo deve diventare un fortino. E l'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo campionato, abbiamo fatto 70 punti. Io penso che bisogna tifarla questa squadra. Poi anche in merito al presidente, il presidente ha fatto una squadra, sta investendo, sta facendo cose con grande voglia di far bene, e uscire in questa maniera, ma non per me, per i ragazzi mi dispiace, perché poi siamo all'inizio, tutto è aggiustabile, tutto migliorabile, però l'ambiente effettivamente un pochettino ci lascia un po' di amaro in bocca, e a me mi sorprende. Io dalle domande mie mi sono date delle risposte, rimangono per me, però io vado avanti con il lavoro, proteggerò sempre i ragazzi, perché i ragazzi lavorano tutti i giorni con grande voglia e abnegazione, e la cosa più urgente adesso è capire questi passaggi a vuoto, queste gare così a vuoto, che li dobbiamo subito cercare di migliorare velocemente. Dicevamo, una vittoria comunque meritata per quello che abbiamo visto in campo. Una vittoria che, come tutte le altre vittorie, può essere meritata o non meritata, però io ho visto l'atteggiamento della squadra. Devo dire che i ragazzi sono stati encomiabili sotto il profilo dell'impegno, sotto il profilo della concentrazione, sotto il profilo di cercare di, nonostante il gol subito, di fare gol, e poi hanno creduto anche di fare il secondo gol, e quindi il merito è soprattutto loro e della nostra società, che ci è stata sempre vicina. Oggi il presidente Scafetta, perché era assente il nostro presidente Bolami, è venuto a darci l'in bocca al lupo, ci ha fatto enormemente piacere, e abbiamo assistito a un atto di stima che ci ha dato forza. Queste le considerazioni dei due allenatori. Damiano, velocemente, prima di andare in pubblicità, un'ulteriore analisi su quelle che sono state le considerazioni di Massimo Epifani, che ovviamente non si nasconde, dice: devo capire il perché poi non riusciamo in alcune partite a esprimere il nostro potenziale. Dall'altra parte c'è anche la chiosa, la riflessione su qualche contestazione con qualche fischio che oggi il pubblico del Savini ha riservato ai rossoblù a fine partita. Sì, Epifani non era assolutamente d'accordo con i fischi rivolti ai rossoblù, ma comunque si è preso tutta la responsabilità della sconfitta e ha fatto sì di metterci la faccia su una sconfitta che anche lui appunto ha visto come difficile da accettare e da digerire. Bene, noi ci fermiamo qui. Spazio alla pubblicità, ma non cambiate canale. Domenica Gol torna tra poco. Ancora tante immagini da vedere. Di nuovo assieme, seconda parte di Domenica Gol in compagnia di Damiano Mazzoni. Ancora sui campi per quanto concerne il girone F della Serie D, andiamo a seguirci la partita tra Chieti e Castelfidardo con la vittoria dei marchigiani e l'Angelini. Dopo l'impegno di Coppa Italia, il Chieti nuovamente all'Angelini va alla ricerca della prima gioia casalinga. Mister Lucarelli deve fare a meno dell'infortunato Rodia. Nel 3-5-2 d'inizio gara Mele agisce da metronomo di centrocampo, le mezzali sono Mariani e Verna, in avanti spazio alla coppia Kamadu Fabrizi. Il Castelfidardo torna in terra d'Abruzzo a distanza di 7 giorni dalla vittoria dell'Aragona di Vasto. Mister Manoni deve fare a meno di De Cesare, ma non rinuncia al suo 4-3-1-2 a centrocampo. Per sopperire a questa assenza si abbassa Marcelli, mentre Rizzi gioca alle spalle di Braconi e Cardinali. Non parte bene la gara dei neroverdi, gli ospiti sono subito propositivi e provano a sbloccare la contesa al settimo con una botta da fuori di Bracciatelli, ma il tiro del centrocampista trova la risposta di Forti.
Dal corner che ne scaturisce, Chiacchia, troppo ingenuo nell'occasione, a terra in aria Giega. Per la Scaro di Matera non ci sono dubbi e concede il penalty. Dagli 11 metri si presenta Rizzi, che beffa Forti con un cucchiaio che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Seconda rete in campionato per il 22enne. La risposta dei padroni di casa non arriva, anzi è proprio Rizzi ad andare vicino alla doppietta quando al quarto d'ora si invola verso la porta e con un bel tiro incrociato trova solo la base del palo alla sinistra di Forti, provvidenziale la deviazione del portiere. Accusato il colpo, i teatini provano a reagire sfruttando una delle azioni preferite dalla squadra di Lucarelli. Galoppata di Siracusa sulla sinistra che arriva addirittura tu per tu con De Malia, ma la sua conclusione è ribattuta in corner. I fidardensi, trovato il vantaggio, si fanno apprezzare anche per una fase difensiva attenta, anche se alla mezz'ora Di Mino ha una potenziale occasione per impattare l'incontro con il pallone vacante in area di rigore che, calciato verso la porta avversaria, è debole ma non impensierisce De Malia. Al duplice fischio rumoreggia lo stadio Angelini, che chiede di più ai suoi beniamini. Dagli spogliatoi esce un Chieti più deciso e gli effetti si vedono subito. Al sesto, grandi proteste in area fidardense quando Di Mino finisce a terra dopo un contrasto, ma Dan Pigesti, il direttore di gara, fa segno di proseguire. Tre minuti arriva l'azione più nitida fin qui creata dalla squadra di casa. Verna in verticale per il taglio di Fabrizi, il tiro del numero 9 è contratto in corner però dall'intervento pulito di Giega. Alla mezz'ora Lucarelli le prova tutte e inserisce anche Baldé per Verna, passando a un più offensivo 3-4-3, ma il Castelfidardo ha una colossale occasione per chiudere l'incontro, ma Bracciatelli, con troppa superficialità a due passi da Forti, sbaglia incredibilmente. Si dispera l'attaccante Di Manoni, che sa di aver cestinato un potenziale match ball. Il Chieti va avanti solo con i lanci lunghi e con la forza della disperazione, mentre il Castelfidardo in campo aperto mette la sfida in ghiaccio al 45esimo con Cardinali, che elude la trappola del fuorigioco e deposita sotto la traversa. Grande gioia per il classe 2003 alla terza rete in campionato. Al triplice fischio finale fischi da parte del pubblico di casa per una partita mal giocata dal Chieti, che dopo tre gare non riesce ancora a sfatare il tabù Angelini. Umore opposto per il Castelfidardo, che trova la terza vittoria consecutiva e si avvicina alla zona playoff. Con le immagini di Chieti Castelfidardo archiviamo anche la pagina dedicata alla Serie D. Andiamo invece in eccellenza, abbiamo visto i risultati, chiedo alla regia di riproporli nuovamente, quelli del settimo turno. Damiano, velocemente un'analisi anche su questo campionato, continua a sorprendere il Cupello. Partenza sprint, 7 gare, altrettante vittorie, sulla scia c'è l'Avezzano, l'Aquila rallenta ancora, mentre Giulianova a questo punto comincia a non essere più una sorpresa visto la classifica, mentre anche la Torrese, come vediamo, insomma, si è agganciata al treno delle prime, e in risalita anche l'Alba Adriatica, che oggi, insomma, ha battuto il Lanciano, sulla cui panchina esordiva il nuovo allenatore Stefano Bellè. Sì, Virtus Cupello, che è sicuramente una sorpresa anche emozionante, perché comunque 7 partite, 7 vittorie, una sola rete subita, lascia praticamente capire che finora c'è un dominio inarrestabile di questa squadra, che appunto domina con 21 punti. Poi Giulianova, che con sconfitta con l'Avezzano a parte, si sta riconfermando come un'ottima squadra, se continua a segnare. Giuliesi, che quindi puntano sicuramente nelle parti alte della classifica, mentre c'è appunto il Pontevomano, che rimane ancora a quota zero. Invece la Torrese, che tra le terramane è un'altra squadra interessante, mister Cristofari promette sempre bene e sta facendo anche in questo campionato ottimi risultati, anche la Torrese nelle zone alte della classifica. Prima di archiviare anche il capitolo eccellenza, ricordiamo che questo campionato tornerà in campo già mercoledì con il secondo turno infrasettimanale di questa stagione, che si consuma anche nel mese di ottobre. Velocemente andiamo a vedere anche quella che è la grafica del prossimo turno. L'ottava giornata si gioca
mercoledì con Montesilvano Bagicalupo, Capistrello Delfino, Casalbordino, Giulianova, Lanciano Avezzano, L'Aquila, San Buceto, Penne, Torrese, Ponte Umano, Angolana, Spoltore, Cupello e Villa 2015 Alba Adriatica. Scendiamo ancora di categoria, andiamo invece a vedere quello che ha riservato in questo fine settimana il campionato di promozione, come da rotazione classica stabilita dall'LND nelle ultime settimane. Uno dei tre gironi anticipa le sue gare al sabato. Ieri con le nostre telecamere siamo andati a seguire il derby, quello tra Atria e Fontanelle, la vittoria degli ospiti che restano in scia della Santigese capolista. Ci racconta tutto nel servizio Federico Di Domenico, con riprese e montaggio di Gianluca Iezzoni. Il derby tra Atria e Fontanelle va ai giallorossi di mister Capitano, che allo stadio comunale Eusebio Pavone di Atri si impongono per una rete a zero, grazie al rigore messo a segno da Cinelli al terzo minuto del secondo tempo. Partita molto intensa e combattuta, con poche palle gol importanti da una parte e dall'altra. I padroni di casa dell'Atria recriminano per qualche scelta arbitrale, tra cui un rigore negato dal direttore di gara di Rocco di Pescara, proprio negli ultimi secondi. Squadre contratte in avvio. La prima occasione per l'Atria e arriva dopo 10 minuti. Della Sciucca guida un contropiede a sinistra e serve Sorgentoni per vie centrali. Il fantasista rossoverde salta diversi difensori ed entrando in area di rigore va a terra, lamentandosi per un contatto falloso. Ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il rigore. Il Fontanelle si fa vedere al 26esimo. Corner di Francia che trova la testa di Marcozzi. L'incornata del difensore ospite è pericolosa, ma trova la grande risposta di Bifulco. Al 36esimo brivido anche per il Fontanelle. Grande azione personale sulla destra di un ispiratissimo Sorgentone, che arriva sul fondo e prova a scaricare a rimorchio, ma calibra male il passaggio, troppo arretrato per tutti i compagni di squadra. Il gol che decide la sfida arriva al terzo minuto della ripresa. Bella giocata di Francia sulla tre quarti. L'esperto centrocampista del Fontanelle supera con un tunnel Ian Nascoli ed entrando in area viene atterrato dall'avversario. Di Rocco non ha dubbi e concede il rigore. Dal dischetto si presenta Cinelli, che con freddezza insacca le spalle di Bifulco. L'estremo difensore di casa intuisce la direzione ma non riesce ad arrivare sul pallone. Il gol dello svantaggio spinge l'Atria ad alzare il baricentro e i padroni di casa si fanno vedere con più insistenza nella metà campo avversaria. Al 16esimo una punizione dalla tre quarti attraversa tutta l'area ed esce di poco la sinistra di Modesti. Al 22esimo altra occasione per la squadra di Isidoro. Da azione di calcio d'angolo la palla finisce tra i piedi di Moschilo. Il giovane centrocampista uruguagio centra lo specchio della porta, ma la sua conclusione è debole per impensierire Modesti. Solo tre minuti più tardi, un errore della difesa rossoverde rischia di regalare il match point al Fontanelle. La retroguardia di casa pasticcia ed è bravo ad approfittarne per rubare palla a Petrini, che dall'out di destra entra in area ma non riesce a servire Cirelli a due passi dalla porta. Nel finale i padroni di casa ci provano con la forza della disperazione. Al 46esimo un lancio lungo di Colleluori dal centrocampo scavalca la difesa ospite. Ragnoli si avventa sulla sfera mancando per poco la deviazione. Al 49esimo arriva l'episodio che fa infuriare i padroni di casa. Lo stesso Ragnoli viene atterrato in area di rigore, ma per l'arbitro non c'è nulla. Di Rocco fischia la fine tra le proteste dell'Atria, che esce sconfitto dal derby casalingo e resta a quota 3 punti in classifica, al penultimo posto in coabitazione con il Milano. Vittoria importante per il Fontanelle, che raggiunge quota 13 punti e resta al secondo posto al pari del Modignano, a sole due lunghezze di distanza dalla capolista Sant'Egidiese, a punteggio pieno dopo 5 giornate. Derby tiratissimo questo tra Atria e Fontanelle. Damiano, l'Atria, come diceva Federico, ha in questo momento una classifica sicuramente non rispondente al reale valore, mentre dall'altra parte il Fontanelle era una delle squadre maggiormente accreditate in questo girone e la classifica in questo momento dice questo, dietro alla Sant'Egidiese che insomma ieri ha vinto e resta a punteggio pieno. Sì, sicuramente l'Atria ha un valore importante e punta anche ad obiettivi importanti in questa categoria, in questo girone, però purtroppo nelle prime giornate ha ottenuto sempre passi falsi dovuti magari a inizi bruschi, inizi negativi, partenze appunto in gare difficili in maniera negativa e in questa partita, in questo derby, poteva sicuramente andare in vantaggio con un rigore che ci poteva anche stare, il rigore su Sorgentone che poi è stato protagonista di un'ottima partita, ma non è servito a un'Atria che si è dovuta arrendere praticamente a una sola rete, quindi un rigore
che magari c'era anche meno rispetto a quello che stiamo vedendo proprio adesso, cioè quello su Sorgentone. Nel finale magari l'arbitro non ha visto, oppure il rigore non c'era davvero, ma il primo è forse più nitido rispetto all'ultimo, e quindi l'Atria che può recriminare questo rigore, sconfitta nel derby. E prima di andare ad ascoltare le interviste a fine gara, velocemente due riflessioni. La vittoria importante ieri della Sant'Egidiese rimonta sul campo della Fater Angelini sotto 2-0, è un finale decisamente rocambolesco, e dall'altra parte la classifica in questo momento dice che si è creata una sorta di frattura con tre squadre che erano tra quelle indicate tra le migliori di questo raggruppamento, che stanno provando a fare il vuoto rispetto alle altre, no? Sì, sicuramente in sole 5 giornate si sono distaccate le tre squadre magari più forti del girone. Sicuramente il distacco di 2 punti tra Sant'Egidiese e le altre due, cioè Mutignano e Fontanelle, è dovuta appunto allo scontro diretto che c'è stato tra Mutignano e Fontanelle, finito 1-1, e quindi in realtà è una corsa a 3 che è iniziata solo dopo 5 giornate. Sant'Egidiese che appunto, come dicevi tu Luca, ha vinto nel finale, partita davvero molto accesa con ritmi altissimi. È difficile sia dal punto di vista fisico ma anche di un buon tasso tecnico tra due squadre ben attrezzate. Fater, che in casa diventa sempre una squadra ostica, difficile da affrontare, che nel primo tempo è andato in vantaggio con un bel gol di Vespucci, e poi nel secondo, diciamo, non ha saputo gestire questo vantaggio, perché comunque poi ha subito l'1-1 contestatissimo, perché Capretta ha segnato l'1-1 mentre De Simone era a terra, e quindi appunto i padroni di casa, Luca, recriminavano un fallo, oppure volevano che il pallone venisse messo in fallo laterale. Non è stato così, Capretta ha segnato, e poi c'è stata una reazione brusca della squadra pescarese, che è rimasta in 10 con l'espulsione di Minutolo per un pugno rifilato a Chiacchiarelli, e anche l'espulsione del tecnico Nepa. E infine poi è riuscita anche ad andare in vantaggio con una rete bellissima di Faieta, un 2-1 del Fater che era davvero pesante a 15 minuti dal termine, ma la Sant'Egidiese ha reagito nel finale con le unghie e con i denti, è riuscita prima ad acciuffare il pareggio con Stacchiotti, ed infine la rete di Pediconi, che ha permesso quindi alla squadra di mister Di Serafino di portare a casa i 3 punti. Sant'Egidiese che rimane in testa grazie a questa vittoria che varre davvero tanto. Da una squadra a punteggio pieno all'altra, nel girone A c'è l'Ovidiana Sulmona che continua a fare corsa solitaria. Oggi è arrivato il successo di misura nel finale sul campo dell'Alba Montaurea. Anche in questo caso ci racconta tutto Federico Di Domenico, con riprese e montaggio di Fabio Fedeli. Una stoica Alba Montaurea sfiora l'impresa e per 81 minuti sogna di imporre il primo stop stagionale alla capolista Ovidiana Sulmona. I marsicani passano 0-1 al Pigliacelli di Montorio grazie alla rete messa a segno a 9 minuti dal termine da Diez. Partenza positiva per l'Alba Montaurea, che riesce a rendersi pericolosa in un paio di occasioni intorno al 10° minuto. Al 9° traversone dalla destra di Di Ludovico a cercare la testa di Di Francesco. L'incornata del numero 10 di casa è debole e imprecisa. Il pallone esce alla destra di Fanti. Lo stesso Fanti si rende protagonista un paio di minuti dopo. Pigliacelli con un gran filtrante serve in profondità Di Ludovico, che rientra sul sinistro e calcia da 2 passi. Decisivo l'intervento in uscita dell'estremo difensore marsicano. L'Ovidiana Sulmona cresce con il passare dei minuti e la prima occasione arriva al 23°. Corner di Diez a cercare Giallonardo, piazzato sul secondo palo. Il difensore ospite anticipa tutti di testa, ma la sua conclusione è alta. Alla mezz'ora entra in partita anche Carosone. Ripartenza veloce dell'Ovidiana. Rossi di testa trova il numero 10 che dai 20 metri prende la mira e calcia. Tiro forte ma impreciso che esce alla destra di Bartolomei. Al 40° ancora Carosone vicino al gol. Servito in profondità controlla bene di petto ma si coordina male e da buona posizione non trova lo specchio della porta. Il suo tiro finisce alto sopra la traversa. La ripresa offre pochi spunti interessanti, con la maggior parte delle palle gol nate da calcio piazzato. Al 9° minuto ci prova l'Ovidiana Sulmona.
punizione della tre quarti, cross piovente di Diez con Di Cicco che arriva per primo sul pallone, ma da ottima posizione spara alto anticipando anche il compagno di squadra Giallonardo. Al 23esimo si fanno vedere i padroni di casa. Punizione dalla destra di Di Luca, svetta Rodomonti che riesce a staccare di testa ma non trova lo specchio della porta. Al 36esimo arriva il gol degli ospiti che decide la partita. Sciola se ne va sulla destra a Fragassi e mette un cross da sotterra che attraversa tutta l'area di rigore e arriva sul secondo palo, dove Diez, tutto solo a due passi dalla porta, non deve far altro che appoggiare in rete. Secondo gol stagionale per l'esperto centrocampista biancorosso. L'Alba Montaurei alza il baricentro alla ricerca del pareggio. Al 43esimo ancora Rodomonti salta più in alto di tutti in occasione di un corner e tenta di schiacciare di testa. La sua conclusione centrale però è facile preda di Fanti. Al 49esimo arriva la palla gol più importante del match per i padroni di casa. Nallira mette una palla in mezzo dall'out di destro. Rodomonti sfiora la sfera che arriva tra i piedi di Pigliacelli. Bravo a stoppare e concludere a botta sicura verso la porta. Miracoloso l'intervento di Giallonardo che salva i suoi all'ultimo respiro. Termina dopo 5 minuti di recupero il match del Pigliacelli. Vittoria sofferta ma importante per il Sulmona, che resta saldamente al comando della classifica, a punteggio pieno dopo 5 giornate. Sconfitta con tanti rimpianti per l'Alba Montaurei, a un passo da una vera e propria impresa sfumata solo nel finale. I ragazzi di mister Di Giuseppe Antonio restano all'ultimo posto a quota 2 punti, in compagnia di Piano della Lente, Pucetta e Tagliacozzo. Damiano, l'abbiamo visto dalle immagini, vittoria sofferta ma importante dell'Ovidiana Sulmona, ma dall'altra parte l'Alba Montaurei, insomma, se l'è giocata fino alla fine. Sì, onore all'Alba Montaurei perché è stata all'altezza di una partita difficilissima contro sicuramente la più forte del girone insieme al Montorio, forse quindi un Alba Montaurei che è andata un passo da un punto che sarebbe stato come una vittoria per una squadra che punta alla salvezza, e quindi montoresi che escono dal campo con un grande rimpianto in questa partita. Ovidiana Sulmona che ha appunto ricimolato 3 punti difficili con anche un pizzico di fortuna sul gol e non solo, anche nel finale quando ha rischiato di prendere l'1-1 appunto e subirlo dall'Alba Montaurei. Restiamo a Montorio ma scendiamo negli spogliatoi e andiamo ad ascoltare le impressioni raccolte al 91esimo con i due allenatori. Mister, una partita complicata, avete sofferto ma era prevedibile contro la prima della classe, comunque la sua squadra ha fatto vedere un'ottima intensità difensiva, avete resistito per 81 minuti contro una squadra dall'enorme potenziale offensivo, è soddisfatto della prova dei suoi? Allora sì, sono orgoglioso davvero della prestazione di oggi perché stiamo attraversando davvero un periodo particolare tra assenze, infortuni e oggi abbiamo affrontato una squadra forte, però guardando la partita sì, abbiamo fatto diciamo una partita abbastanza difensiva, ma più che difensiva accorta direi, e l'unica disattenzione che abbiamo concesso, abbiamo preso gol. Poi nel finale addirittura poteva anche pareggiarla, un'occasione clamorosa, però ripeto, della prestazione dei ragazzi sono davvero orgoglioso perché hanno dato tutto quello che c'era da dare oggi. In questo momento la classifica non sorride, però probabilmente i punti conquistati finora non rispecchiano quanto fatto vedere in campo nelle giornate precedenti. È convinto comunque che la sua squadra possa rialzarsi, possa competere per obiettivi diversi insomma? No, io sono convintissimo, non convinto. Noi abbiamo una rosa fatta per raggiungere la salvezza e lo sapevamo. Sapevamo che non era facile raggiungerla, siamo all'inizio, abbiamo un po' di problemi che però stiamo cercando di mettere a posto, ma a livello di infortuni, assenze, queste cose qui non ci sono altri problemi. Speriamo di recuperare un po' tutti e niente, da martedì si ricomincia pensando subito alla prossima. Mister, è arrivata la quinta vittoria consecutiva dopo 5 giornate di campionato, ancora una volta come domenica scorsa una squadra teramana però vi ha fatto soffrire e vi ha tenuto incollati sullo 0-0 fino ai minuti conclusivi in pratica. Sì, è stata una partita soffertissima, abbiamo anche rischiato di pareggiarla alla fine, quindi devo dare atto ai miei ragazzi e fare i complimenti ai miei ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine, hanno lottato fino alla fine e poi siamo riusciti a fare gol. Nel primo tempo soprattutto avete tenuto il pallino del gioco, ma per una squadra molto tecnica come la vostra giocare palla a terra in questo campo è stato davvero complicato.
quindi si sono viste un po' di difficoltà a creare palle da gol nitide. Infatti il gol del vantaggio è arrivato sostanzialmente sulla prima occasione vera da gol all'81esimo minuto. Sì, è stata la prima vera occasione. Il primo tempo abbiamo fatto fatica, siamo una squadra tecnica e non siamo più abituati a giocare su un campo in erba naturale, giochiamo sempre su quelli sintetici ed è molto veloce. Oggi il campo, onestamente, sia per noi che per loro era impossibile giocare, quindi abbiamo alzato molto la palla e con gli attaccanti che abbiamo siamo andati in difficoltà. Secondo tempo ho inserito Sciara che fisicamente ha tenuto botta e quindi poi è stato anche bravo a fornire l'assist per il gol della vittoria. Dobbiamo correre ancora a promozione. Ieri nel girone B la vittoria del Mutignano 2-1 sul campo del Mosciano. Mutignano che è una delle tre battistrade del gran raggruppamento. Ascoltiamo le interviste raccolte con i due allenatori, Marco Cavicchia del Mutignano e Alberto Bianchini del Mosciano. Interviste del nostro Matteo Falzon. Con mister Cavicchia, una vittoria importante nell'anticipo a Mosciano, gara in discesa grazie all'espulsione del portiere, poi avete trovato il raddoppio ad inizio secondo tempo. Sì, è stata una partita dove siamo stati avvantaggiati dall'espulsione, che però è netta perché fallo di mano del portiere è sempre espulsione fuori area. E poi siamo stati fortunati e bravi a fare gol subito sulla stessa punizione. Poi abbiamo gestito abbastanza bene, potevamo fare meglio perché sopra di un gol in superiorità numerica dovevamo essere più bravi a far girare la palla senza avere fretta di fare gol. Chiaramente il campo non ci ha dato una grossa mano perché chiaramente non è dei migliori, e poi l'abbiamo riaperta noi con un errore purtroppo che succede, e gli ultimi 10 minuti sono stati sofferti per forza di cose, perché loro buttavano palla sopra e ci dovevamo difendere bassi, che non era semplice, però vincere qui a San Mosciano non è mai semplice, quindi una vittoria importante, fondamentale, che ci fa capire quale campionato possiamo fare e sono sicuro che ce la giocheremo fino alla fine. Mister Alberto Bianchini, è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, però si possono prendere tante cose buone di questa partita, perché si è messa subito male con l'espulsione del portiere, l'infortunio di De Santis, però fino alla fine ci avete creduto, non avete mollato, avete anche trovato il gol dell'1-2. Sì, sono d'accordo con la tua analisi, infatti ho anche detto ai ragazzi testa alta, perché se siamo questi le prossime partite le affrontiamo con una fiducia maggiore. Venivamo da una brutta sconfitta e avevamo dato subito una buona risposta sin dall'inizio, poi l'episodio cambia la partita perché espulsione e gol subito seguente dalla punizione ha modificato tutta la partita. In 10 non era semplice, però siamo stati in partita tutto il tempo, fino alla fine ci abbiamo creduto e lo spirito è quello giusto. Adesso bisognerà vedere per le prossime partite da valutare le condizioni di De Santis, e sarete senza il portiere almeno per una giornata. Esatto, e per il portiere abbiamo il secondo, che abbiamo piena fiducia in lui, e per Gianluca speriamo che non sia niente di serio. Adesso sembra che la paura è un po' passata, però fino a quando non saranno gli esami dobbiamo stare con le dita incrociate, speriamo bene. Siamo quasi in chiusura di questa puntata di Domenica Gol. Velocemente con Damiano, abbiamo ascoltato le impressioni dei due allenatori, sono entrambi dai rispettivi punti di vista soddisfatti. Cavicchia perché comunque il Mutignano resta tra le squadre favorite, non nasconde le ambizioni nemmeno il tecnico, dall'altra parte insomma Bianchini in una giornata storta comunque ho visto segnali positivi, no? Sì, Bianchini con molto, molto rammarico per una sconfitta interna che doveva andare sicuramente diversamente, poi l'espulsione all'inizio ha sicuramente complicato il tutto, e sicuramente anche il Mutignano non nasconde le ambizioni e appunto la qualità del team, una rosa ampia importante che appunto milita già nel campionato di promozione e in vetta alla classifica. Non ci è arrivata, ma ci sono solo 2 punti a distaccarla dalla Sant'Egidiese appaiata con il Fontanelle, quindi campionato importante per il Mutignano, mentre
e il Mociano deve sicuramente reagire dopo diversi passi falsi in questa inizio di stagione. Grazie, grazie a Damiano Mazzoni per grazie la sua presenza a Domenica Gol. Il nostro spazio finisce qui, ma la serata sportiva di Super J prosegue. Dopo la sigla ci sarà la telecronaca della sfida di pallavolo tra Virtus Teramo e Paganica, poi alle 22.15 anche in questo caso la telecronaca di Giulianova Spoltore, campionato di eccellenza. Bene, noi vi ringraziamo per l'attenzione, nell'augurarvi buon proseguimento di serata, vi ricordiamo l'appuntamento tra 7 giorni sempre alla solita ora.